Polignano e sono contenta, è un'assoluta anteprima. Tra un anno uscirà un mio nuovo libro, con il quale torno a fare l'autrice, dove io parlo di un'altra differenza di genere, proprio per prendere in giro sto tormentone, sottilmente, che è la differenza tra le persone, semplicemente questo. Quindi io non voglio prestare il fianco a sindaca, sindaco, poi c'è il tormentone autore, autrice, che là già uno dice vabbè, meglio. Non ho voglia, non so, non mi trovo, mi trovo con le persone in generale, di qualsiasi sesso siano. Mi trovo con i bambini, con i grandi, mi trovo però soprattutto con le persone intelligenti, ecco, questo sì. Tu dove mangi? Da nessuna parte, e mica puoi vivere senza mangiare, giusto? Sì. Allora Marisol, vieni qua, Marisol. Marisol dice, vabbè, non ti preoccupare, il panino te lo porto io, l'acqua te la porto io, e a te panino e acqua, oppure latte la mattina alle 4. E allora, a disegnare. E allora questi sono Luca e Serena? Quelli sono Luca e Serena, quella sono un po' io in realtà, quando ero piccola. Sei tu. La questione è questa, tutte le volte che ci capita di arrabbiarci per qualche motivo e vorremmo dirlo, ma vorremmo dirlo bene, allora Bruno che ha fatto? Ha pensato che poteva essere utile scrivere un libro di poesie che ci aiutassero a trovare le parole giuste per dire la rabbia che stavamo provando in quel momento. Facciamo un esempio? Proviamo a vedere? Proviamo a leggere? Vi va? Ok. Siamo molto felici di partecipare a questo progetto della città dei bimbi. È molto bello stare qua con vedere i libri, perché cioè io leggo tanto e mi piace stare qua. Anche a me. Grazie a tutti voi, grazie, grazie. Ciao, grazie.